Buongiorno a tutti, sono Marico Rosato, il segretario dell'Associazione Nazionale Ambulanti. Voglio innanzitutto salutare tutti gli ambulanti che sono a casa con le loro famiglie dal mese di febbraio chiusi e non possono esercitare la loro attività. Voglio mandare un messaggio al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale ieri nei suoi interventi che ha svolto alla Camera dei Deputati, nell'elencare le tante categorie che sono in sofferenza per via di questa crisi della pandemia del coronavirus, ha illustrato la situazione grave in cui versa il nostro paese e complessivamente, insomma, si è dimenticato probabilmente, prendiamola così, e voglio pensare che sia solo una dimenticanza, di citare la categoria degli ambulanti. Voglio sperare che sia solo una dimenticanza, caro Presidente, perché lei deve sapere che questa categoria è stata la prima ad essere colpita dai sindaci che già nel mese di febbraio, utilizzando la scusa dei motivi di assembramento ed equiparando i mercati e le fiere agli spettacoli, ai concerti, hanno sospeso fiere e mercati. Lei probabilmente questa cosa non la sa, ma noi abbiamo scritto lettere a lei come ministri, come ai presidenti delle regioni, come ai presidenti di tanti comuni e nonché alle prefetture. Gli ambulanti hanno svolto anche una manifestazione per far capire le loro ragioni a Napoli. Lei, Presidente, probabilmente non sa che c'è questo settore che soffre, che i mercati potevano essere anche un modo per calmierare i prezzi da eventuali speculazioni. Ora ci sono alcune regioni, come la regione Campania, dove addirittura prevede un prolungamento fino al 14 di aprile dell'isolamento a casa. E noi non sappiamo più, i nostri ambulanti non sanno più come potranno riprendere l'attività, come far fronte ai pagamenti dell'INPS, dell'IVA, e anche della tassa di occupazione di suolo pubblico. Sembra strano, ma ci sono comuni che stanno solo posticipando il pagamento, ma non stanno esonerando gli ambulanti, sebbene non stiano occupando il suolo pubblico in questi mesi. E quindi c'è bisogno che il governo capisca che c'è una categoria che deve essere tutelata, perché altrimenti, vede Presidente, noi pensiamo sempre che è bello frequentare i mercati, che sono belle le nostre fiere, che sono un patrimonio riconosciuto persino dall'UNESCO, che sono addirittura rappresentati nei quadri bellissimi di Guttuso e di tanti artisti che li hanno dipinti, i mercati, persino dal 400, dal Rinascimento e così via. Ecco, allora se questo è un patrimonio, lei non lo può dimenticare, 183.000 piccole aziende ambulanti che danno lavoro a circa 1 milione di addetti diretti ed indiretti di imprese che sono collegate ai mercati, alle fiere. Potremmo elencare distributori di carburante, consulenti, commercialisti, gli avvocati, i grossisti e gli allestitori di autocarri. C'è un mondo che vive attorno ai mercati. Ecco, lei, Presidente, deve considerare questo. Voglio sperare che quella di ieri sia stata una semplice dimenticanza, che la corregga subito. Leggiamo oggi sulla Repubblica di un intervento di 50 miliardi e se leggo gli articoli che sono collegati a questa importante notizia, io leggo ancora di interventi a sostegno delle grandi aziende, della cassa integrazione, di aumenti di salariali e di interventi per non fare entrare in crisi le banche e non si parla delle piccole aziende, non si parla di coloro i quali stanno chiuse in casa e che non sanno se potranno ritornare ad esercitare la loro attività e come e quando. Voglio sperare che questo messaggio le giunga, che ci rifletta, caro Presidente, e che assuma delle decisioni importanti rispetto alle 5 proposte che l'ANA le ha fatto pervenire prontamente. Le valuti, Presidente, vedrà
che se accoglie alcune delle nostre proposte saranno gli ambulanti a ringraziarlo a nome di tutti i loro figli, delle loro mogli, delle loro famiglie, perché avrà dato speranza di lavoro ad una categoria che soffre, soffre molto. Buona giornata, Presidente, un abbraccio a tutti gli ambulanti.